non lo so, vi vedo un po' troppo allegri. È come a pascugliare come le pecche. Abbiamo finito la lezione. Lo so, però... Molto stress accumulato. E mi rendo conto, ma io sto cercando di aiutarvi perché vi saranno fatte delle domande un po' particolari. Oddio, sono sempre quelle le materie. Storia, geografia, scienze, sempre quelle sono. Però, sapete com'è, non si può mai sapere. Abbiamo la coscienza a posto, diciamo, perché abbiamo studiato. Però io vi voglio testare. Per esempio, De Santis. A me? Sì, domanda di storia. Vediamo un pochettino. Ecco, che cosa accadde nel 1807? Nel mille? 1807. È passato un po' di tempo. Esatto. Nel 1807 e... Nel 1807, l'hanno detto, sto fatto la cifra proprio, lo specifico. Della, nel 1807... Nacque. Nel 1800, già, ecco, già si sta formando il puzzle. Della, nel 1807 nacque... come si chiama? Garibaldi. Bravo. Se non l'avessimo studiato non è che veniva fuori la parola intera. No, Garibaldi. Mi fa piacere. E nel 1848 invece? 1848? Nel 1848, ecco, vedi? Tranello. Nel 1848 Garibaldi fece 41 anni. Va bene, cioè, basta fare il calcolo, non è che comunque restiamo in argomento. Rossi, comandi. No, Rossi, a te non te la posso fare la domanda. Tu sei appena tornato dal congedo. Sono appena tornato dal congedo. Ho perso parecchie lezioni di storia. Vabbè, scusa, fammi capire, ma tu da quanto tempo sei assente? Dalla morte di Carlo Magno. È morto. Veramente. Questa è notizia. Non vi demoralizzate, forza ragazzi, sto cercando di darvi una mano per tenervi svegli, perché appuntato. Comandi. Cambiamo argomento. Dimmi il nome di un animale che ringhia. Ringhiera. Sì. Bravo. Ma che uno studia, la madre sua. Vabbè, va. Va bene? Come si va andati? Insomma, andare. Andiamo. Pausa. E noi abbiamo la lezione di educazione fisica. Avete ripetuto. Per tutti.